Come abbiamo già annunciato, il 10° municipio avvierà la redazione del piano di rimozione delle barriere architettoniche e sensoriali. La Giunta infatti ha approvato una specifica direttiva per passare alla stesura del progetto. Si fanno quindi dei passi in avanti, ma la realtà dei fatti poi però è scoraggiante per chi è costretto su una sedia a rotelle, come Francesca, che nel 2023 si ritrova a non poter prendere la metromare alla stazione Stella Polare di Ostia. Francesca, per dei problemi al ginocchio, è costretta a recarsi allo ospedale Grassi con una certa frequenza e tornare a casa con i mezzi diventa impossibile. Come me ce ne saranno tantissimi di persone che comunque stanno alle mie stesse condizioni, se non peggio, però è veramente vergognoso, vergognoso. Lato ospedale Grassi non c'è alcun modo per potersi munire di un biglietto e quindi i tornelli non si aprono. Quando poi Francesca riesce a passare, si trova davanti un ostacolo ancora più grande. Non può andare sul lato opposto della banchina e quindi per recarsi al Lido Centro deve prendere il treno e arrivare fino al capolinea della stazione Colombo. Alla stazione di Stella Polare, se tu non hai il biglietto, non c'è nessuno che ti può vendere un biglietto. Devi arrivare qui e purtroppo non c'è per arrivare al Lido Centro, perché l'ascensore, mi hanno detto che sono 2 anni che non funziona, quindi io devo entrare in questa banchina, arrivare fino a Colombo, da Colombo aspettare che riparte il treno per ritornare al Lido Centro e al Lido Centro scendi. Cioè, è normale una cosa del genere? Poi per arrivare dal Grassi fino qui con la carrozzina, cioè buche sopra buche, rischio pure che cadi, perché comunque chi ti porta, poverino. E ad accompagnarla effettivamente sei tu. Quali sono le difficoltà per lei ovviamente, ma anche per te che comunque cerchi di darle una mano? Per me le difficoltà è fare il cavalcavia, perché per spingere la carrozzina è un po' difficile. Poi qua il problema è fare il biglietto, che poi devi andare dall'altra parte per farlo. Speriamo che si risolva. È evidente che siamo ancora molto troppo indietro su queste tematiche di fondamentale importanza per la quotidianità, soprattutto perché questi sono problemi che nel tempo sono stati più volte segnalati dalla cittadinanza e ancora oggi non sono stati risolti.